Ben ritrovati una nuova puntata di Cronache Trevigiane, anche all'insegna della dolcezza. Parleremo di tiramisù, ma parleremo anche di ambiente con i nuovi alberi piantumati da Ascotrade nel capoluogo della Marca. Ora però andiamo a Castelfranco Veneto, all'ospedale San Giacomo, dove in queste ore è stato ricevuto un premio ambito da un giovane ricercatore, giovane medico dell'ospedale. La miglior ricerca clinica di un giovane medico per SIA PAV è trevigiana e più esattamente condotta nell'ospedale San Giacomo di Castelfranco Veneto. La dottoressa Paola Bigolin, per il secondo anno consecutivo, si è aggiudicata il premio per giovani nella ricerca indetto dalla Società Italiana di Angiologia e Patologia Vascolare. Una buona notizia che Cronache Trevigiane ha voluto raccontare. Ho vinto un premio dedicandomi all'ipercolesterolemia familiare. È una patologia genetica, non così rara, in quanto un soggetto su 250 ne è affetto e vede pazienti affetti da elevati livelli di LDL colesterolo, quello che chiamiamo il colesterolo cattivo, ma che sono predisposti a sviluppare patologie cardiovascolari, cioè infarti, ictus, anche in giovane età. Questa attenzione al profilo di rischio fa parte della presa in carico a tutto tondo dei pazienti vascolari, che trovano presso l'unità operativa complessa di angiologia una realtà multidisciplinare ormai consolidata da anni per la gestione delle malattie vascolari. La soddisfazione di questo premio è palpabile anche per Adriana Visonà, direttore del reparto di angiologia di Castelfranco Veneto. Soddisfazione enorme e stimolo a continuare in quello che noi riteniamo sia un'attività fondamentale per la crescita dei giovani e per la miglior cura dei pazienti, ovvero sia abbinare il lavoro clinico alla ricerca clinica. E a proposito di ricerca, nasce spontanea la domanda sui progetti futuri della dottoressa Bigolin. Per cui mi piacerebbe continuare in quest'ambito, in particolar modo nello sviluppo di tecniche ecografiche. Ci siamo dedicati all'osservazione dei tendini dove si accumula il colesterolo per poter prevenire in maniera adeguata lo sviluppo di questa patologia prima che il paziente possa sviluppare un infarto o un ictus. L'angiologia castellana continua quindi a rafforzare la propria reputazione, apprezzata anche in Europa, dove possiamo dire che fa scuola. Un punto che ci permette di far scuola è anche nella modalità di lavoro, che è il team multidisciplinare, che è citato in tutte le linee guida, ma che rimane una cosa non così semplice da attuare. E devo dire che questo è un orgoglio proprio qui della nostra azienda Marca Trevigiana e che fa scuola, perché è un modello che ci viene richiesto.